7 gennaio, allora un po' di rimpianto per le feste passate. Io ce l'ho, perché amo molto il Natale soprattutto. E adesso tocca aspettare un bel po' di giorni prima che ci sia il prossimo di Natale. Beh, vabbè. Intanto consoliamoci con le stelle, ricordando che oggi Luna e Nettuno sono in congiunzione. La Luna è anche in sestile a Venere. È bella questa congiunzione. Sapete che in astrologia Nettuno rappresenta il sogno, rappresenta la fantasia, e che la Luna lo tocchi, questo Nettuno, a livello astrologico, può rappresentare una maggiore immaginazione. E ci vuole tanta immaginazione per cominciare a pensare ad un futuro migliore, ma noi ne abbiamo tanta. Forse oggi la bilancia a due stelle continua a ripensare a quello che è cambiato e non è cambiato nella sua vita. Voglio ricordare che quando abbiamo un oroscopo a due stelle non è che le cose vanno male, ma semplicemente c'è come un ristagno di emozioni. Allora, se io vi dicessi grande cielo, grandi amori, grandi emozioni, voi sareste d'accordo? Allora, ricordando che sono delle fasi, purtroppo per la bilancia questa Venere permane in una posizione contrastata già da diverse settimane, però poi migliorerà e il 2021 comunque ha già dato delle buone prospettive, solo che nell'organizzare le cose c'è qualche ritardo. Non dovete affannarvi o arrabbiarvi per questo, perché presto le cose si sbloccheranno. Anche il segno dell'Ariete, lo dicevo anche ieri, due stelle, ogni tanto si chiede: ma che ho fatto di male io per non avere tutto e subito, considerando tra l'altro che questo è un segno zodiacale che le cose le fa troppo di fretta. Ecco, forse avete sbagliato un incontro, forse avete sbagliato a dare fiducia ad una persona. Se poi ci sono delle questioni di soldi o legali, non vi arrabbiate e aspettate, perché vi ricordate quello che vi ho detto nelle indicazioni generali? Avremo da maggio un Giove molto importante che toccherà il vostro segno. Quest'anno lo tocca, l'anno prossimo ci viene proprio a vivere con voi. Quindi abbiamo un periodo bello proprio per cercare di mettere a posto contenziosi e situazioni che sono andate male. Tre stelle per il segno dell'Acquario. Ecco, un po' in calo l'Acquario, perché veramente è arrivato alla fine di questa settimana con la lingua di fuori. E non certo perché non si sia prodigato nei confronti degli altri, ma semplicemente perché in questo momento vuole fare tante cose. Ecco, è bello quando l'Acquario si dona agli altri, è bello che l'Acquario viva di passioni, però ci deve essere anche un tornaconto nel fare le cose, e questo è un periodo in cui potreste anche sentirvi un pochino più agitati, proprio perché vorreste avere un maggiore aiuto. Tre stelle per lo Scorpione. È stata una settimana un po' particolare, il weekend sarà più interessante, domenica avremo un cielo veramente molto bello anche per gli incontri. Tuttavia tentate in qualche modo di capire come stanno le cose. Quando voi avete una disputa in amore, magari non dico che trattate male il partner, ma lo mettete con le spalle al muro per vedere come reagisce. In realtà vi sto dicendo da un po' che se anche avete ragione nel dire le cose, questo vale per il lavoro, per l'esposizione dei vostri pensieri, dovreste essere sempre un pochino cauti, perché ogni tanto quella codina un pochino velenosa punzecchia le persone che non fanno quello che dite voi, o magari vi lasciate andare a qualche commento un po' troppo ironico che può fare arrabbiare una persona. Allora, perché mettervi dalla parte del torto quando avete ragione? Quattro stelle per il segno del Toro, piano piano si recupera. Oggi abbiamo una bella luna, questa congiunzione Luna-Venere di cui parlavo rappresenta l'immaginazione. Ora, è vero che il Toro è un segno molto concreto, però ritengo che un po' di immaginazione potrebbe essere giusta in amore, perché veramente avete bisogno, tra l'altro entro febbraio avrete grandi stelle, di vivere qualcosa di più sereno. Le relazioni che nascono in questo periodo sono importanti. Quattro stelle finalmente per il segno della Vergine. Allora, c'è sempre questa voglia di mettere in chiaro tante cose, poi i Vergine che si stanno dando tanto da fare probabilmente pensano: io così non voglio più campare, cioè voglio cambiare, voglio fare qualcosina di meno anche per me stesso. In realtà è vero che voi avete un grande desiderio di mettervi in gioco, di lavorare, di essere qualcuno anche a livello sociale, però non dimenticate l'amore, perché i sentimenti ogni tanto slittano, e questo terreno sdrucciolevole in ogni casa, diciamo, dei nati Vergine può aver generato qualche problema di troppo. Siate sinceri anche nell'esporre i vostri sentimenti. Quattro stelle per il Sagittario. Vi vedo già pronti a cavalcare l'onda, a tirare questa freccia con l'arco, perché poi questo è il vostro destino: cercare sempre di fare centro, una volta che avete colpito il bersaglio cercarne subito un altro, una ricerca infinita
di avventura che a volte vi rende anche scontenti quando fate le stesse cose o rimanete chiusi nello stesso ambito, nello stesso guscio. Voglia di libertà con una luna un po' strana solo per la forma fisica. 5 stelle per il leone. Premiamolo questo segno zodiacale in vista del weekend, perché venerdì, sabato e domenica sono giornate in crescendo. Anzi, se c'è una persona che amate, datele immediatamente appuntamento tra sabato e domenica, perché quelle saranno le giornate migliori. 5 stelle anche per il segno del cancro. Non conta mettersi contro qualcuno, conta essere solidali con una persona. Allora, questa è la giornata migliore per chiarire se c'è qualcosa che non va in famiglia, nelle relazioni d'amore, mentre sabato e domenica potreste diventare un po' polemici. 5 stelle per il segno dei pesci, le relazioni sono vincenti e se siete reduci da un passato confuso dovete sbrogliare qualche matassa. Addirittura questo 2022 è il cielo giusto per sposarsi, convivere o magari dimenticare tristi trascorsi. Continuo a pensare che il Capricorno 5 stelle abbia una grande lungimiranza, il fatto che Venere sia attiva ma che soprattutto Mercurio tocchi persino il settore dei conti, può provocare questa situazione astrologica un miglioramento e anche qualche acquisizione in più, qualche affare da chiudere entro la fine del mese, non solo di lavoro ma anche d'amore. Chiudo in bellezza col segno dei Gemelli, che domani tra l'altro avrà una luna ancora più importante, una luna in sestile. Sabato e domenica giornate utili per stare in compagnia, divertirvi, parlare e giocare con l'ironia e anche con qualche piccolo pettegolezzo che ogni tanto ai Gemelli non dico che piace fare ma quantomeno piace ascoltare. Insomma, un weekend in crescita. Vi abbraccio e con me ci vediamo la prossima settimana, ma la trasmissione continua.